Good morning, Genova, e buon lunedì. Abbiamo superato le 40 puntate di questa piccola rubrica di Yoga della Risata e qualcuno forse ha perso le prime puntate in cui ho spiegato che cos'è lo Yoga della Risata. Lo Yoga della Risata è stato creato dal dottor Madan Kataria, un medico indiano, che ha studiato gli effetti benefici della risata sul corpo umano ed è partito da una semplice scoperta in base ai suoi studi scientifici, che il nostro corpo, il nostro cervello, non riconosce la differenza tra una risata spontanea, perché nasce da una situazione, da una battuta comica, da un film comico, e invece una risata inizialmente indotta, inizialmente fatta con una piccola spinta. Ma il nostro cervello incomincia comunque a rilasciare endorfine, a rilasciare serotonina, a rilasciare questi ormoni per il benessere e quindi innestare poi quel processo che porta poi invece alla risata vera e propria. Tanto è vero che il dottor Madan Kataria dice: porta il tuo corpo a ridere e la tua mente lo seguirà. Si chiama yoga della risata perché ci sono gli esercizi di respirazione yogica, perché include nella sessione di yoga della risata anche lo yoga nidra, cioè il rilassamento profondo. Vi è la cosiddetta meditazione della risata, che sono dagli 11 ai 20 minuti di risata di seguito, che sono quelli che poi portano un reale beneficio al nostro corpo, perché innestano quello che chiamiamo il joy cocktail, no? Quel cocktail ormonale che porta benessere, che porta pace, che porta ottimismo nella nostra vita. Lo yoga della risata va praticato tutti i giorni per avere degli effetti durevoli per noi, nel nostro corpo, nel nostro organismo, nel nostro sistema, nel nostro umore. E per questo motivo lo possiamo legare agli atti e alle azioni che compiamo nella vita quotidiana. Ecco quindi che vi mostro, vi faccio rivedere degli esercizi che sono legati alla vita di tutti i giorni. Quando ci si sveglia al mattino, quello che si fa, la routine della nostra giornata. E quindi vi mostro la risata del caffè latte. La risata del caffè latte è così: si mette il caffè, oh, si mette il latte, oh, e poi si beve. Dello specchio. Usiamo non il filo interdentale, ma il filo intermentale, che serve a togliere i residui dalla mente. Si fa così. Oh.
La crema della risata la apriamo. È antirughe. Bye bye Genova e oltre.